Appena posso faccio sempre una passeggiata da queste parti perché c'è sempre qualche particolare che mi attira e comunque mi serve a rilassarmi. Sì, devo dire che mi rilassa. Questa è per me una giornata speciale. Mi trovo in un quartiere di Palermo dove le villette, il cui stile interpreta il tardo Liberty e il verde che caratterizza ed armonia al contesto, fa sì che quando posso faccio una bella passeggiata. Trovo che il quartiere abbia una singolare specialità. È un percorso che si dovrebbe fare. Guardate dietro di me che bello! E di là c'è un arco, già vi ho fatto vedere in un video che ho fatto, dalla Via Libertà. Infatti qui sono dietro una strada parallela di Via Libertà. Insomma, a Palermo dove giri giri c'è tanto, tanto da vedere. Vi faccio vedere bene questo palazzo qui. Continua anche con i fiorellini, non ci sono solo scritte nei muri perché comunque qualcuno li fa. Ma come vi ho detto, guardate qui, fiori belli. Bellissima parete di bougainville, guardate che bello! Guardate, guardate! Mi piace quando nei prospetti ci sono questi inserti con le macchine, sono carinissimi. L'interno del quartiere è fitto di strade e come si vede le villette sono ricche di vegetazione. Alberi qui ce ne sono tanti qui a Palermo e questo viale è particolarmente ricco di questi alberi, vedete? E formano un tappeto bellissimo qui a terra. Qui il magnifico monumentale ingresso con arco di Piazza Esedra Matteotti. C'è un salto anche in Via Libertà, giusto un tratto, per collegarmi in un'altra zona pure molto, molto bella. E qui, quella molto più grande, vedete? Bellissima. Ed eccomi in Viale Libertà, il Viale della Libertà è molto molto lungo ed è pieno di stradine che portano in altre strade ancora, quindi viale molto lungo ed io mi voglio collegare per ritornare dove sono stata e passare da un arco stupendo che spero sia libero e fare qualche ripresa. Sono arrivata a Piazza Esedra Matteotti. Ha uno stile neoclassico a forma semicircolare.
Quindi adesso passo da qui, guardate, guardate che bello, eh? È bello. Allora, vi devo dire una cosa, a Palermo, quando passo in macchina, a piedi, guardo sempre, tutto io guardo, riguardo, non mi stanco mai, non mi stancherei mai, mai. E a questa bella giornata aggiungo anche una nuova esperienza. Direi è stata rilassante e rigenerante. A volte è proprio ciò che ci serve. E se ne abbiamo la possibilità, perché no? Altro particolare della giornata, degustazione di questi dolcetti provenienti da Caltanissetta. Io ho trascorso qualche ora davvero piacevole, ero uscita per spiegare qualcosa, ho detto vado in quella zona, tanto era vicino, e che cosa ho pensato? Lo condivido con voi, spero che vi abbia fatto piacere. Vi ricordo di visitare il mio canale Dico Faccio Creo Gabriella, ci sono tantissimi video poi su Palermo, quindi seguitemi, state sempre con me, e cercherò di portarvi sempre delle novità, nonché tante cose da vedere. Però ci sono copiosi gabbiani in giro, non capisco il perché, o lo capiamo, ma... condividete, ditemi che cosa vi è piaciuto e fatemi sapere che siete arrivati sino a questo punto nel video, così so che ci siete, se mi parli ti fai conoscere, so chi mi segue. Un bacio, ciao!